Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video e finalmente vi svelo dove mi trovo in questo momento, quindi qual era la mia seconda meta per queste vacanze dopo Dubai. Rullo di tamburi, avete indovinato in tantissimi, sono alle Maldive ragazzi, sono di nuovo alle Maldive per la quinta volta e sono super super felice, mi sento molto fortunata ad essere di nuovo qui, è un sogno per me essere di nuovo alle Maldive e stavolta ragazzi sono venuta qui da sola, la mia amica Laura dopo Dubai è ritornata in Italia, in realtà inizialmente dovevo venirci da sola, poi doveva venire lei con me, ma per dei divieti, insomma, per chi è residente in Italia non è potuta venire. Invece, le regolamentazioni per i Paesi Bassi, per i residenti nei Paesi Bassi sono diverse. Invece, io sono potuta venire, non devo fare neanche nessun tampone, niente, per rientrare a casa in Olanda, appunto ad Amsterdam, perché sono completamente vaccinata. Quindi, insomma. Sono molto fortunata e vi posso dire la verità, mi sto godendo qui questo tempo da sola che voi non avete idea, mi sto godendo questo luogo come mai prima. Prima di decollare da Dubai, ragazzi, ho avuto un volo da Dubai alle Maldive, sono circa 4 ore. I 2 giorni prima di decollare ho fatto degli incubi terribili, cioè nelle 2 notti prima, e quindi poi io quando faccio brutti sogni penso sempre, oh mio Dio, un presagio, perché a volte mi capita di fare sogni premonitori, quindi ero veramente terrorizzata di decollare. Voi non avete idea, se mi seguite su Instagram nelle storie lo sapete perché ve l'ho detto, Dio aiutatemi, ho bisogno di qualcuno che mi dicesse che non precipiterò, e me l'avete detto intanto, mi avete aiutato, non sapete quanto, quindi grazie veramente se mi siete stati vicini su Instagram, grazie ad ognuno di voi perché, cioè, mi avete proprio risollevato il morale, non mi è scomparsa completamente l'ansia, però sono riuscita a stare calma perché inizialmente vi giuro che ho pensato per un momento, quando stavo per entrare nell'aereo, che sei alla fine del tunnel, no? E stai per salire sull'aereo, io avevo quella sensazione tipo Final Destination, ho pensato, mio Dio, non devo prenderlo questo volo, non devo prenderlo questo volo, poi ho pensato, magari non lo prendo, poi veramente precipita, poi ho pensato, no Nicole, cioè sei una cretina veramente, cioè con tutti i voli che partono e atterrano ogni giorno, perché devi pensare queste cose? Poi alla fine appunto è andata tutto bene, però io veramente ho avuto questo pensiero prima di entrare nell'aereo di abbandonare tutto e restare a Dubai, cioè rendetevi conto, in ogni caso sarei dovuta montare su un aereo per tornare a casa, quindi vabbè, questo per capire la mia logica, veramente ero in paranoia più totale. Comunque sono arrivata ieri pomeriggio qui alle Maldive, davanti a me ho il mare, ragazzi, e penso per la prima volta mi sto godendo davvero questo posto, perché essendoci qui da sola è completamente diverso, è veramente una cosa per me in cui mi godo me stessa, in cui mi coccolo. Infatti oggi non sono stata tanto presente su Instagram proprio perché mi sono presa un po' di tempo per me stessa, mi sono goduta questo posto meraviglioso, ho fatto snorkeling, ho visto uno squalo, ho visto una razza, insomma, è stato stupendo. Sono appena tornata dal meeting con la biologa marina che è stato a dir poco illuminante, ma questa sarà un'altra storia magari. Comunque, in questo video in realtà magari parleremo di tutto quanto il resto nei prossimi video, perché domani penso che vi filmerò un vlog. Comunque, in questo video voglio farvi il room, che però è una casetta, quindi tipo l'home tour delle Maldive, come vi faccio ogni volta e come vi ho fatto a Dubai, appunto. Ve lo farò anche qui. Ho voluto iniziare questo video con uno sfondo molto, cioè che non rivelasse nulla della stanza, proprio perché voglio iniziare dall'esterno e farvi vedere tutto quanto. Siete pronti? Comunque, grandissimi, veramente che mi conoscete strabene, perché praticamente cioè all'inizio non in tanti avevate indovinato le Maldive, ma poi quando avete visto che ero a Dubai, praticamente il 95%, dal 90% di voi ha indovinato che ero alle Maldive, cioè io non vi posso nascondere niente, non sono brava a nascondervi le cose, questo si sa che spoiler tutto, le Maldive non ve le ho spoilerate, sono state brava, però avete indovinato in ogni caso, quindi prendo la videocamera, usciamo
e vi faccio vedere la stanza, ragazzi, che è pazzesca, pazzesca, è la più bella stanza che abbia mai avuto alle Maldive. Inizio intanto col dirvi il nome del resort, se lo avete intravisto magari. C'è anche qui appunto sul mio accappatoio ed è il Grand Park Kodiparu Maldives. Eccolo qua, che si trova solo a 20 minuti di barca da Male dall'aeroporto ed è un paradiso, ragazzi. Questa è la vista davanti alla mia stanza. Vorrei proprio iniziare dalla vista perché è qualcosa di meraviglioso e proprio in questo momento il sole sta quasi per tramontare, quindi scusatemi se sono un pochino troppo forte, ma volevo troppo farvi vedere la meraviglia che ho davanti alla stanza, che appunto è una delle casette sull'acqua. E qui c'è il mare splendido dell'Oceano Indiano delle Maldive. E la mia casetta è questa, che è la numero 8. Eccola qui, tipico tipico stile maldiviano, pontile in legno. Qui, come sapete, c'è questo vaso con dell'acqua che serve per sciacquare i piedi dalla sabbia prima di entrare in stanza, perché una delle cose tipiche maldiviane è di non utilizzare scarpe, quindi si cammina scalzi. E questo è fatto, anche questo, con una noce di cocco. Il mare comunque è veramente spettacolare, sembra una piscina, ve lo devo troppo far vedere bene perché è stupendo. Qui sotto ci sono tantissimi coralli. Ma entriamo nella mia casetta e vi faccio vedere tutto quanto. Questa è la nostra chiave e andiamo ad aprire molto semplicemente con il chip. E questa è la mia water villa con piscina, poi vedrete. Subito all'ingresso, allora devo dire l'ingresso è molto spazioso perché c'è tantissimo spazio qui appena entrati. Subito appunto dietro di me c'è la porta d'ingresso, molto utili sempre questi cartellini dove c'è scritto su uno please make up my room, quindi per favore mettete a posto la mia stanza, e sull'altro invece please do not disturb, quindi per favore non disturbatemi, sto dormendo, cosa che io uso sempre praticamente in tutti gli alberghi. Qui c'è una keycard inserita soltanto per avere appunto la luce, per non doverla staccare e riattaccare ogni volta, l'hanno direttamente lasciata qui. Subito sulla mia sinistra, appena appunto a sinistra della porta d'ingresso, c'è questo armadio che è bellissimo, è tutto fatto in legno, molto caratteristico, e devo dirvi che c'è tantissimo spazio all'interno di questo armadio. Io non ho svuotato granché delle mie valigie in realtà, perché è più comodo per me così, però adesso vi faccio vedere tutte le cosine. Questo è il mio bagaglio a mano, la borsa che uso per la spiaggia, l'ho utilizzata più a Dubai in realtà, perché qui ho la spiaggia praticamente sotto di me, c'è l'acqua. Queste so che vi piace vederle, quindi ve le faccio vedere. Queste sono le quattro borsette che ho portato con me a Dubai e qui alle Maldive. Ho portato la mia micro chanellina dorata vintage, ho portato la Saint Laurent colore verde smeraldo e poi la Chanel di questo bellissimo colore azzurro, viola, un indaco difficile da descrivere, e poi io sono negata peraltro, e poi ho portato anche la Dior color cuoio. Ma vediamo le cosine che troviamo direttamente nella stanza, che sono molto utili. Allora, ci sono due cappellini con il logo del Grand Park Kodiparu,
molto utili. Io li ho dimenticati, tra l'altro non ho portato nemmeno un cappello con me, e a Dubai fregavo quello di Laura. E qui c'è anche la borsa da spiaggia, molto molto carina da utilizzare qui, anche molto capiente, devo dire, sempre con il logo del resort. Su questa isola c'è soltanto questo resort, quindi appunto tutta l'isola piccolina, ma è tutta del Grand Park Koh Di Paru. Poi qui ci sono due ombrelli, perché teoricamente questa sarebbe la stagione delle piogge per loro, l'estate nostra sarebbe la stagione delle piogge per loro, ma in realtà ci sono sempre 30 gradi e ogni volta che vengo qui in estate io la pioggia non l'ho mai vista praticamente, cioè l'ho vista sia a gennaio che in estate. Quindi insomma, però tecnicamente sarebbe la stagione delle piogge, quindi hanno messo due ombrelli in stanza. Ci sono gli appendini di diversi tipi, sia quelli classici in legno che questi che sono i miei preferiti in stoffa, perché sono molto delicati, non lasciano segni sui vestiti. E poi abbiamo anche quelli con le mollette, insomma, per appenderci altre cosine. Qua sopra ci sono le life vest, ci sono i salvagenti praticamente se volete andare a nuotare con i cosi galleggianti. E poi qui vedo in questo momento c'è una life jacket per emergenza tsunami. Non che ce ne sia mai stato uno alle Maldive per quanto io ne sappia, però fa un po' impressione questa cosa, però è un altro salvagente se mai ci dovesse essere un'emergenza tsunami, che non ci sarà, però loro sono insomma pronti. E questo è il nostro armadio. Poi sotto la borsa, allora qui hanno messo anche molto utile uno spray contro zanzare, insetti, però vi devo dire non ho visto neanche una zanzara onestamente, quindi non lo uso assolutamente, non ce n'è bisogno. E poi qua sotto troviamo la cassaforte, che torna sempre utile. Io non la sto utilizzando, devo essere onesta, perché è molto molto sicuro qui, anche le persone che ci lavorano, però diciamo che appunto c'è la cassaforte. E poi subito sotto qui c'è la borsa per la biancheria sporca, che io ho già riempito con la scritta Wash Me ed il logo della struttura. Là dietro c'è il ferro da stiro, molto utile ragazzi, tutte le mie cose sono completamente stropicciate, quindi grazie al cielo che c'è il ferro da stiro. Poi ci sono per gli ospiti anche le infradito nuovissime, molto molto carine. E poi due paia di ciabatte, un paio lo sto già utilizzando, ma ce n'è un altro qui nuovo, sempre con il logo del resort. E là dietro invece ci sono, semplicemente, qui ci sono altre mie scarpe in questa dust bag, che teoricamente sarebbe di una borsa di Bottega Veneta se non sbaglio. E queste sono le scarpe che ho portato per il viaggio, in realtà da ginnastica, sono quelle di Dior con i laccetti Jo Dior, che ho dovuto stringere perché erano troppo larghe e scomode. E poi qui abbiamo un altro cassetto, e all'interno in realtà non ho nemmeno controllato, questo è vuoto. Ah no, qui c'è, per i fumatori c'è un portacenere e due scatole di fiammiferi. Ci sta tantissima tantissima roba comunque qui, devo dire, molto ampio. Ah, e non vi ho fatto vedere, ma a lato dell'armadio troviamo anche l'asse da stiro. Ovviamente c'è il ferro, c'è anche l'asse da stiro. Invece dall'altra parte della porta d'ingresso c'è questo specchio molto molto ampio e molto utile e comodo da avere qui vicino all'ingresso. E subito accanto allo specchio c'è questo puff molto carino. Poi questa è appunto tutta la zona dell'ingresso. Sto cercando di farvi vedere tutto tutto quanto bene nei dettagli. E poi, scusatemi se c'è un po' di rumore, ma l'aria condizionata naturalmente è accesa perché siamo sui 30 gradi, fa parecchio caldo. E poi qui invece da questa parte c'è la scrivania con, questi sono tutti dei vasi tipici contenitori, ce n'è sia uno che poi un altro qua sotto. Sulla scrivania c'è questa bellissima orchidea
che un po' sta soffrendo, poverina, con l'aria condizionata, infatti la lascio accesa veramente poco. E qui, subito appena entrati, devo dire che per quanto riguarda il Covid, qui sono bravissimi. Il 90% delle persone che ci lavorano sono completamente vaccinate, con già trascorsi 14 giorni post vaccinazione. Tutti indossano la mascherina sempre. E qui abbiamo appunto, appena entrati, c'è un enorme, direi, dispenser di igienizzante per le mani. E poi qui abbiamo delle salviettine igienizzanti che cambiano ogni giorno, ce ne sono diverse, e questi invece sono dei sacchetti di carta dove io butto la mascherina, tutte quante cose tra virgolette che possono essere contaminanti, quindi si mettono in queste buste e poi si, appunto, si buttano via, però è bene metterle prima in queste buste. Appunto, sono extra attenti per tutte le norme Covid. E poi qui abbiamo una scatolina in legno con le salviettine di carta, con i tovagliolini di carta. Poi qui ci sono tutte le altre informazioni sull'hotel, su tutte le varie escursioni, su tutte le cose che si possono fare. Ci sono appunto le informazioni sulla colazione, sul servizio in camera, i vari ristoranti, eccetera eccetera. E qui c'è la mia agenda. Naturalmente da questa parte abbiamo il telefono per contattare la reception o per chiamare una macchinina se non abbiamo voglia di camminare. Devo dire che sono super attrezzatissimi. Qui ci sono le prese di corrente. Sarà utile sapere che le nostre prese di corrente vanno benissimo, non ho bisogno di nessun tipo di adattatore. Questa, vi faccio vedere, è la vista della stanza dall'ingresso. Vediamo nel dettaglio tutto quanto. Qui abbiamo un divanetto con altre due borse che non vi ho fatto vedere, che porto sempre troppe borse. Qui c'è la mia Chanel, quella con la sabbia, super estiva, che uso tantissimo in estate come sapete, e questa invece è la borsa con la quale ho viaggiato, grande, ampia, per metterci dentro tutti i documenti, tutto quanto. E questo divanetto molto carino con tutti i cuscini, e sopra ci sono tutti questi cappelli in paglia molto caratteristici. Vicino al divanetto c'è una finestra che poi porta alla parte esterna che vi faccio vedere dopo. E qui vicino al divanetto c'è questo tavolino dove mi hanno fatto trovare un benvenuto bellissimo, e volevo filmare questo video con voi per farvi vedere tutto quanto, quindi non ho toccato niente. Allora, qui c'è un benvenuto molto molto speciale per me, con la dedica, insomma mi danno il benvenuto e mi comunicano tutti i tag da utilizzare. E qui c'è un regalino per me da parte del resort che non ho aperto, apriremo assieme adesso. All'interno della borsetta regalo bellissimo c'è questo thermos drink up meraviglioso, spero che mi stia in valigia. Poi c'è questa scatolina molto carina, e all'interno, e mi torna sempre utile, c'è una chiavetta USB. Ma quanto è carina con questo dettaglio in vetro, troppo bella, molto elegante, chic. E poi sempre con il logo del resort c'è questo che definirei un pareo, molto leggero, bellissimo. Su questo tavolino c'è anche tantissima frutta, c'è il dragon fruit, un mango, una mela, un melograno kiwi, e questi non lo so che cosa sono, ditemelo voi ragazzi se lo sapete. Non penso di averli mai assaggiati, penso di averli visti ma non li ho mai assaggiati. E poi mi hanno lasciato in stanza anche una bottiglia di vino australiano, tra l'altro adesso mi sono resa conto che è australiano, con i bicchieri. Bellissimo tra l'altro questo tavolino, che è stato ricavato da un tronco d'albero,
Stupendo. Subito dopo il nostro divanetto con il tavolino troviamo questo altro sgabellino, sempre ricavato da un tronco d'albero con i due asciugamani. Io non li ho ancora utilizzati perché in realtà ho il mio, quello di Versace, però molto utile, ce ne sono due. Poi ho visto che li cambiano comunque ogni giorno se necessario. Qui c'è questa poltroncina con un cuscino. E ragazzi, tenetevi forte, una cosa che io adoro di questa stanza è che nel pavimento c'è questa parte trasparente in cui si può guardare giù. E ieri ho visto passare uno squaletto ed una razza di qua, fantastico, specialmente la sera perché si può accendere la luce giù e quindi i pesci vengono attratti dalla luce e si vede benissimo, si vedono i pesci che passano, è stupendo, sembra di stare in un acquario però naturale ed è, sì, è bellissimo. Questa cosa non l'avevo ancora vista da nessuna parte, quelle Maldive, quindi adoro veramente. Qui c'è un altro divanetto molto comodo, un altro cuscino, e poi c'è il letto che devo dire è veramente gigantesco e vi posso assicurare è comodissimo. Ho dormito benissimo, ragazzi, e ho lasciato accesa soltanto la lucina sotto che illuminava con il riflesso dell'acqua veramente un po' la stanza. Stupendo, bellissimo. Ma appunto questo è il letto, ci sono quattro cuscini e, beh, questa è la mia maglietta, questa è la mia t-shirt. I comodini sono questi, qui c'è il mio balsamo labbra, la crema per il corpo che metto sempre prima di andare a dormire e tutte le mie cosine, cerchietto, collane, l'orologio eccetera, questa è molto carina. Qui ci sono le ciabatte che vi dicevo che sto già utilizzando. Dall'altra parte non vi ho fatto vedere, ma il comodino è esattamente lo stesso. Anche qui tutte le prese sono come le nostre, vanno benissimo. E qui ci sono, c'è il telecomando per l'aria condizionata, c'è un bocchettone dell'aria condizionata e qui nella stanza, l'altro vi farò vedere poi, sta di là in bagno, ce ne sono due ma io ne utilizzo solo una che basta e avanza. E poi qui c'è il telecomando per la TV che non ho neanche acceso proprio perché in questi posti c'è la TV, proprio non mi interessa. E qui c'è il telecomando piccolino che serve per attivare invece il ventilatore. E questa è semplicemente la mia scatolina dei gioielli, ci sono i miei orecchini Chanel, ho portato anche quelli di Versace che non ho utilizzato in realtà in questa vacanza. E poi il bracciale di Saint Laurent, questo lo amo, con i vestiti in estate, senza tanti altri accessori, solo questo è stupendo. Lì c'è la TV con questo mobiletto, non ho nemmeno guardato la TV, appunto non l'ho neanche accesa e non ho guardato. Ma qui, oh wow, allora qui c'è, presumo, sì, il mini bar con un sacco di cosine, succhi, Fanta, Coca-Cola, Coca-Cola Light e qualche dolcetto, gli M&M's di Mars. E qui vediamo che cosa c'è perché non ho ancora visto. Ah, ci sono le Pringles, ma che strani però, è strano il pack di queste Pringles, da noi in Europa è diverso. E qui abbiamo della frutta secca e poi l'apri bottiglie e qui ci sono invece alcune bustine di tè ed il caffè pronto, come si chiama non lo so, sapete che io il caffè non lo bevo. E sotto vediamo che cosa c'è, ci sono i bicchieri, ok, quindi molto spazio in realtà. E poi in quest'altro cassetto, ah, c'è il bollitore per fare il tè e due tazze. A questo punto direi di dirigerci verso il bagno, così vi faccio vedere subito anche quello. Qui c'è un'altra decorazione molto caratteristica qui sul muro, che è gigantesca, non so se si capisce, ma è gigantesca. Qui c'è un altro sgabellino, ci sono le mie t-shirt che non so come sono rimaste abbastanza stirate, e sono uguali, identiche, di Saint Laurent, una bianca, una nera. E qui, ragazzi, entriamo nel bagno, anche questo, preparatevi, è stupendo. Qui
La cosa più bella di tutte è decisamente la vista sull'Oceano Indiano. Bellissimo farsi il bagno con la vista sul mare. Questo mi è piaciuto un sacco. Ci sono due paperelle, dicono che nessuno deve farsi il bagno da solo e quindi ci sono degli amici per fare il bagno, la paperella più grande e la paperella più piccolina, troppo carina. Vabbè, io adoro tutte le cose mini, lo sapete, quindi mi sembrano tutte stracarine. Su quest'altro sgabello, anche questo in legno. Come sapete, amo queste vasche da bagno con questa forma. Non incastonate come si dice, quindi singole, sono stupende. Qui troviamo un'altra decorazione simile a quella che abbiamo visto di là nella stanza. E poi questa in realtà la vista del bagno. Questa è la doccia, c'è il portasciugamani. La doccia devo dire. Questo resort è stato aperto 4 anni fa, quindi è praticamente tutto nuovissimo. Questa è la doccia, anche questa, ragazzi, è a dir poco gigantesca, è enorme. E queste sono le cosine che troviamo all'interno della doccia. Ci sono tutti i contenitori molto eco-friendly che vanno riempiti, che riempiono loro ogni volta, per naturalmente per non utilizzare plastica. Come vi ho detto, questo resort non utilizza plastica. E qui troviamo questo è il balsamo per capelli, poi questo è il doccia schiuma e questo è invece lo shampoo. E qui ci sono le cosine che ho portato io. C'è la Coco Fresh, la schiuma detergente per il viso, poi c'è questa maschera ristrutturante per i capelli di Eterea che amo, e vabbè, il mio rasoio. Ho acceso le luci così vedete meglio. Subito vicino alla doccia ci sono i lavandini, anche qui c'è il doppio lavandino e uno specchio gigantesco. Vediamo. Ovviamente io sono da sola, ma ho preso tutto lo spazio possibile e immaginabile per tutte le mie robe e non le ho neanche tirate tutte fuori, ragazzi. Le avete già viste a Dubai. In realtà, e poi vediamo quali sono invece le cosine che troviamo qui nel resort. Mi ha stupito perché c'è un sacco di roba. Allora, qui c'è la crema per il corpo, sempre in questi contenitori eco-friendly che loro riempiono ogni volta. Un'altra scatolina con le salviettine di carta. Questi sono i miei pennelli da trucco. E poi qui troviamo tutte le cosine del resort. Questo è il sapone che naturalmente ho già aperto. Qui invece ci sono i dental kit con spazzolino e dentifricio. Poi abbiamo lo shaving kit, il set con rasoio, insomma, il set da barba. Questo è un pettine. Poi qui abbiamo due sanitary bag, due sacchettini. E poi qui troviamo invece i dischetti di cotone con qualche cotton fioc. Mi è capitato di dimenticare i dischetti di cotone, questi ti salvano la vita se ti devi struccare, hai lo struccante ma non i dischetti di cotone. E poi qui ci sono due shower cap, due cuffie per la doccia. Molto bello anche questo vassoio in legno. Qua sotto ci sono altre cosine, lì ci sono i miei solari, i miei trucchi, la bilancia. E poi vabbè c'è la mia piastra, il mio beauty case e queste due ceste vuote che non ho ben capito se sono cestini oppure se servono per metterci gli asciugamani sporchi. E poi qui subito a destra dei nostri lavandini troviamo il WC. Ah, non vi ho fatto vedere, qui c'è anche lo specchio, quello insomma che può ingrandire fin troppo, si fa vedere tutti i pori, i punti neri, eccetera, eccetera. E poi qui appunto c'è il WC con
con il cestino e anche qui c'è la solita pompetta spruzzacqua che vedevamo anche negli Emirati Arabi a Dubai. Come sapete, negli hotel adoro indossare, come ben potete vedere, adoro indossare gli accappatoi e qui anche ce ne sono due. Questo è uguale, identico a quello che sto indossando in questo momento. Eccolo qua. Vediamo il bagno anche da un'altra prospettiva. Eccolo qui. Adoro il fatto che il soffitto sia molto alto. Ci sono queste travi in legno. Ed eccolo qui. La vasca, la doccia. E di due lavandini. Anche in bagno c'è questa bellissima orchidea uguale all'altra che abbiamo visto nella stanza. Ho acceso la luce, quindi vedete che la stanza è tutta illuminata. Appunto, non vi avevo fatto vedere il soffitto che è molto molto alto. Ma adesso direi vi faccio vedere il pezzo forte, che è la parte esterna con la piscina e l'accesso privato al mare. Quindi andiamo, dirigiamoci verso, bellissime anche queste, tipo, non so se chiamarle tende perché non coprono tantissimo, ma sono molto belle e fanno tanto atmosfera e tanto casa, secondo me. E finalmente, riguardando giù per vedere se c'è qualche pesciolino, in questo momento però no, in questo momento i pesciolini sono occupati a fare altro, evidentemente. Che peccato, ogni tanto si vedono, proprio passano. E appunto ieri lo squaletto, mi sono emozionata. Comunque usciamo, così vedete il pezzo forte, che io mi dilungo troppo nel farvi vedere. E voilà, questa è la parte esterna meravigliosa della stanza. Godiamoci anche questo tramonto che diventa più bello di minuto in minuto. Appena usciti, subito sulla mia sinistra c'è questo divanetto con un tavolino e qui c'è il mio telomare, il mio asciugamano di Versace, che ho scoperto è matrimoniale, ragazzi, è enorme, cioè non so se ve ne rendete conto, ma è enorme. Poi proseguiamo, è parecchio grande tutta questa zona in realtà, non so se si capisce. Qui abbiamo due sedie a sdraio, due lettini. Sono comodissimi, ragazzi. E lì quella è la finestra della stanza con il divanetto. Qui ci sono dei portacandele molto belli e qui c'è uno stendino, insomma, per appendere le cose, notare anche questo in legno. E qui siamo dietro i nostri lettini, bellissimo notare sul tetto, adoro la paglia super super tipica, che mi fa molto vacanza, mi fa proprio sentire in vacanza. E poi qua c'è questa rete, ragazzi, io ho un po' paura a mettermi, ci so che è sicura e tutto quanto, ed è bellissimo perché puoi guardare giù, appunto è una figata, però mi fa un po' paura. E subito a destra la piscina meravigliosa, che è un infinity pool, perché appunto ha direttamente la vista sul mare, bellissimo. E poi da questa parte ci sono i gradini, naturalmente io ho già fatto snorkeling, quindi qui c'è la maschera e le pinne che forniscono gratuitamente nel resort. E qui, ragazzi, si può scendere, ci sono le scale verso il mare. Mi avvicino così vedete quest'acqua meravigliosa. Lì c'è un pesciolino, non credo riusciate a vederlo. Comunque questo è l'accesso al mare dalla mia stanza. Ed oggi ho visto uno squalo black tip piccolino che passava anche qua. Ho provato a corrergli dietro, ma sono troppo veloci e ho visto tantissimi pesciolini super colorati, era bellissimo. E oggi si vede benissimo, c'è una visibilità
sottomarina fantastica. Spero che sia così anche domani, perché domani mattina presto vado a fare snorkeling con la biologa marina. Sono troppo contenta perché siamo solo io, la biologa marina e un'altra coppia di ragazzi, quindi staremo proprio accanto a lei che ci spiega tutto. Andiamo alla ricerca delle tartarughe e degli squali. Ragazzi, questo è il panorama che io ho davanti alla mia casetta. Lì c'è un pesciolino, non so se riuscite a vederlo, penso di sì. Non so che tipo di pesciolino sia, ma c'è un pesciolino. Ciao pesciolino. Secondo me si chiama Carlo. Sapete che io do i nomi a tutti gli animali, proprio gli animali mi comunicano come vogliono essere chiamati e lui vuole essere chiamato Carlo. Comunque salutiamo Carlo e torniamo su verso la stanza. Questa è la vista sulla mia casetta dal mare. Lì c'è un altro pesciolino blu, forse lo vedete, sta là. Stava là, ok, si è nascosto, comunque c'è un altro pesciolino. Ma risaliamo i gradini, perché c'è un'altra parte che vi devo ancora far vedere, perché appunto se da questa parte ci sono i lettini, la piscina, da questa parte abbiamo la doccia esterna rigorosamente senza utilizzare detergenti qui, perché poi vanno a finire direttamente in mare. Sembra una cosa scontata, ma purtroppo ho visto gente che lo faceva e sono andata a comunicarlo, perché è una cosa sbagliatissima, perché si inquina il mare tantissimo. E questa è appunto una doccia, è bellissima e serve soltanto per sciacquarsi dal sale naturalmente. E da qui si può entrare anche direttamente in bagno senza dover passare, ciao, senza dover passare per la stanza. Possiamo entrare direttamente da qua. Pensavo di essermi chiusa fuori, ma grazie al cielo no. E si può entrare direttamente da qui in bagno. Stamattina ho fatto la colazione galleggiante qui nella piscina mentre guardavo il mare e i pesciolini. Ragazzi, non potete capire la mia gioia, è stato meraviglioso. E appunto mi sto godendo questo tramonto che sta diventando veramente sempre più bello. Queste nuvole rosa sembrano zucchero filato, e i tramonti maldiviani ti rimangono nel cuore, non c'è niente da fare. E adesso possiamo rientrare, ci sono due entrate in realtà, utilizzeremo questa. E qui potete vedere la stanza da quest'altra prospettiva, che appunto è molto grande e spaziosa. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto questo tour. Io mi emoziono sempre quando vi faccio i room tour, mi piace un sacco filmare questa tipologia di video. Beh, poi naturalmente in questo paradiso è ovvio che mi piaccia. Comunque mia family, seguitemi nei prossimi giorni, perché vi parlerò molto delle Maldive, di questo resort, nei prossimi video, nei prossimi vlog. Vi mando un bacio gigantesco, naturalmente direttamente dalle Maldive all'Italia per voi. Vi do un abbraccio, siete pronti al nostro abbraccio? 3, 2, 1, venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Scusatemi i capelli, comunque ve lo dico solo ora, ma sono un disastro perché ovviamente sono sempre in mare. Quindi bacio grande e noi ci vediamo domani sempre puntuali alle 17:30. ciao.